qui al campus si allena il fisico, si allena la tecnica, ma si allena anche la testa. Dopo 3 sconfitte consecutive serve soprattutto la testa. Decisamente sì, ci aspetta una partita fondamentale a Prato, i ragazzi ne sono consapevoli, ci siamo rituffati subito da lunedì in questo nostro progetto, dopo una settimana dove i ragazzi sono tornati a casa a giocare alla Youth League. Siamo pronti, non vediamo l'ora di riniziare a giocare il nostro campionato. Cosa è andato e cosa è migliorato in modo particolare in queste ultime 3 partite che abbiamo comunque giocato sempre punto a punto? E che cosa invece continua a non andare, su cui bisogna ancora lavorare? Ma è migliorato proprio questo, che siamo riusciti a portare le partite fino in fondo, punto a punto. Non dimentichiamoci che noi siamo una squadra tutti di 16 anni, 17 anni, mentre anche l'ultima in classifica di A2 ha giocatori esperti, quindi già portare le partite fino in fondo, tenere punto a punto, per noi deve essere un buon risultato. Ora dobbiamo migliorare, dobbiamo chiuderle. Contro Camerano abbiamo avuto 2 volte la palla del più 6 nel primo tempo, se non addirittura 3 volte, l'abbiamo sempre sbagliata. Sono giovani ragazzi, ma noi vogliamo maturare, adesso il gioco ce l'abbiamo, dobbiamo migliorare in queste cose, nei tiri dalle posizioni, quando il tu per tu, il duello col portiere, dobbiamo uccidere le partite quando si può. Certo, abbiamo fatto 7 partite che non sono andate benissimo come ce lo siamo aspettate, ma adesso ci stiamo allenando abbastanza bene e ci stiamo preparando per la partita di domenica contro Prato. È una partita non semplice perché in trasferta, ma affrontate una squadra che non ha ancora fatto punti in campionato, quindi un'opportunità per provare a reagire. Sì, infatti sono ultimo in campionato e speriamo di vincere e diamo il meglio che possiamo. Come ti stai trovando? Benissimo, grazie. Qua con tutti i ragazzi è una bellissima esperienza, ogni elemento è bellissimo e anche la scuola va bene. È un grande cambio per me, anche per la scuola, per la lingua anche, e anche per il clima, tutto quanto, ma è bello. Rapporto con lo staff? Buono, soprattutto Guido Barbuscio che ci allena sempre con il suo buonissimo allenamento atletico.